Ciao a tutti, mi chiamo Lisa e siete sul mio canale. Oggi non andrò a farmi un'acconciatura come di solito, ma andrò a spiegarvi e a raccontarvi e a illustrarvi i trend dell'estate dell'anno 2019. Dell'anno, vabbè, estate 2019. Alcuni trend rimangono da vecchie estati perché sono molto belli e noi ragazze non smettiamo di usarli. E quindi alcuni penso già li conosciate perché ci sono anche da 1 o 2 anni, però alcuni sono nuovi, sbocciati dal niente. Quindi oggi vi racconterò un po' di questi trend e vi farò vedere delle foto in modo da darvi anche delle idee. La prima tinta di capelli che andrà molto quest'anno sarà il rosso corallo, che secondo me non sta bene a tutti. A me piace, però se sta bene a una persona, se no non mi piace tanto. Io personalmente non me lo farò. Poi magari se utilizzerete uno di questi trend mandatemeli in direct su Instagram, mi chiamo così. Un'altra tinta che non è proprio una tinta ma sono delle sfumature che io ho già un po' al naturale, però magari forse me le aggiungerò un pochino anche artificiali. Sono lo chatouche, il balayage, l'air touch e l'ombre. Vanno di moda da 3-4 anni, appunto lo chatouche va molto di moda, quindi penso lo conosciate, forse ce l'avete. Ovviamente deve essere un effetto naturale, non per esempio un marrone con una linea qua precisa e poi tutto il biondo, ma deve essere una sfumatura piano piano, perché sennò non è molto carino e non penso si chiami chatouche. La sfumatura deve essere anche molto delicata e non netta, fitta, e andate da dei parrucchieri che lo sanno fare per bene, perché a molte mie amiche è successo che le è venuta proprio la riga e non era molto carino da vedere, quindi vi consiglio di andare dai parrucchieri che lo sanno fare e non vi sciupano solamente i capelli o vi fanno un lavoro che non è uno chatouche. Va di moda anche il monocolore, che io personalmente mi vorrei fare un sacco, il nero, va un sacco di moda il nero, però a me non sta bene. Per esempio a me piacciono un sacco le ragazze che hanno i capelli tutti neri, proprio neri neri, o tutti marroni, proprio marroni, 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 perché secondo me ci sono proprio delle strutture della faccia a cui sta bene e la mia non è una di quelle, purtroppo. Il monocolore nero quest'estate va molto di moda, quindi se ve lo volete fare o siete già così al naturale, siete fortunate. Un'altra tinta che va molto di moda è il biondo platino. Forse l'ho chiamato un po' male perché non è proprio un biondo platino, ma è un biondo freddo. Diciamo un po' come i capelli di Elsa. Non so perché mi sto toccando sta treccia, perché un pochino mi sembrano questi capelli di Elsa, però nella telecamera a parte sembrano viola e poi sono troppo grigi, un biondo diciamo quasi sul bianco, e mi pare che ce l'aveva anche Rosalba un po' di tempo fa, anche se lei ha avuto tutti i colori del mondo. Allora, ora passiamo ai tagli che andranno di moda quest'estate. Ovviamente, come penso già tutti sappiate, andrà di moda la frangia un pochino tutta strappata, non proprio quella diritta, tagliata un po', che ovviamente deve dare quell'effetto, non è che il parrucchiere arriva e fa e pronto. Andrà davvero tanto di moda, io già conosco tantissime ragazze che si sono fatte la frangia. Secondo me anche la frangia deve stare bene a una persona, perché se no non si può vedere. Poi continuiamo con le acconciature. Andranno di moda queste trecce, perché per esempio in America già ce l'hanno tutte le influencer. Ora non intendo Kim Kardashian, Kylie Jenner, loro non lo so. Per esempio seguo una ragazza che fa solamente make up e lei è fissa con questi trecce, e anche qui in Italia ci sono molte influencer che ce le hanno. Secondo me sono molto carine, non so dove le potete fare. A Milano sicuramente c'è un posto dove le fanno, non so dove sia, però se lo trovo magari qui vi lascio qualcosa. A Firenze non ne ho idea, però per esempio io me le sono fatte da sola e mi sono venute penso abbastanza bene. E andranno davvero tanto di moda, ovviamente sono con Canicalon e questa volta l'ho scelto grigio, quindi me le sono fatte grigie e quindi saranno anche queste un trend. Il prossimo trend, ovviamente come tutte le estati, come tutti gli anni, le trecce francesi rimangono sempre con noi perché ormai sono entrate nella moda e secondo me non usciranno molto presto. Però vabbè, le classiche trecce francesi, e se volete il tutorial scrivetemelo qui sotto nei commenti. Le trecce francesi come tutti gli anni rimarranno nella moda perché ormai non ci abbandonano più. Ce le hanno tutti sempre e secondo me non sono neanche troppo difficili da fare, sono molto belle e quindi portatele quest'estate perché sono il boom come tutti gli anni. Come ogni estate, anche questo è un trend che comunque rimane nelle tendenze della moda, è la classica crocchia disordinata con i due ciuffetti davanti, è molto bella, io la amo. Un altro trend di tagli di capelli però questa volta che andrà di moda quest'anno sarà il caschetto netto, senza scherzo
capelli scalati, nulla, proprio il caschetto preciso, 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 dirittissimo, e secondo me sta bene alle ragazze che hanno i capelli neri. Non lo so, ora sto in fissa che le ragazze hanno i capelli neri stanno bene con il caschetto, perché ho visto una modella molto di un'altra epoca, diciamo, aveva il caschetto, aveva i capelli neri e tipo era, se li stava benissimo. Però con questo non sto dicendo che a tutte le ragazze con i capelli neri stanno bene, sta bene il caschetto, diciamo, ecco. Però va molto di moda e se vi sta bene fatevelo, a me per esempio non starebbe bene, a me non sta bene quasi nulla. Un altro taglio che andrà molto di moda quest'estate sarà il taglio corto chiamato pixie, che è il classico taglio, quello proprio cortissimo, e è così, deve star bene perché sennò secondo me non è molto carino da vedere e secondo me è molto comodo per l'estate. E gli ultimi sono gli accessori per i capelli. Gli accessori per i capelli non sono tanti, ma non sono nemmeno pochi. Ovviamente andranno di moda le mollette di ogni tipo, basta che siano sbrilluccicose, basta che abbiano le perle, le perline, il dorato. Comunque andranno di moda tutte queste mollette e davvero basta ci siano le perle sopra di ogni dimensione e una mollettina classica, ve la mettete così, ecco qui le foto, e basta, e fate il botto. C'è anche queste qua con le scritte, per esempio, io adesso ne ho una scritto The Dream e Sweet, però comunque c'è di ogni tipo. Oppure queste qua proprio sono solo perle praticamente, vanno davvero tanto di moda, ma proprio tantissimo, e mi piace tanto questa moda perché, boh, mi piace. E di solito le portano con i capelli riccioli oppure lisci, ma proprio lisci, perfetti, senza un capello di fuori. Andranno di moda anche gli strass di tutti i tipi, basta che devono essere enormi, grandi, vistosi, strass, 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 dovete brillare come una stella. E l'ultimo accessorio, ma non per importanza, è il cerchietto, quello enorme. L'estate scorsa andavano di moda cerchietti di tutti i tipi, quest'anno invece la moda ha scelto questo cerchietto che è davvero enorme e di velluto, di solito sono di velluto, sono i cerchietti quelli enormi. A me piace davvero tanto questa moda perché sin da quando sono piccola amo i cerchietti, io le chiamo passate, qui a Firenze, cioè dove sto io, le chiamavo passate, magari devo cerchietto, però io l'ho sempre chiamate passate. Allora, facciamo che c'è il team passate e il team cerchietto, voi scrivetemi che team siete, team passato o team cerchietto. Sono davvero grandi, però vanno di moda e quindi seguiamo la moda. Di solito ho visto le modelle, le fashion blogger se la mettono e hanno la classica piega, che io chiamo piega da Chiara Ferragni perché ce l'ha praticamente solo lei, cioè ce l'hanno tutti, però diciamo l'inventrice, diciamo quella che ce l'ha sempre è lei, che sono i capelli un po' lisci e in fondo un po' di riccioli. Infatti questa di solito viene messa con la piega, quella un po' liscia e un po' riccia. Nei commenti fatemi sapere quali altri trend vorreste sapere, magari non solo trend di capelli, non lo so, trend di qualcos'altro, magari anche di vestiti, di accessori, collane, braccialetti, tutto quello che volete fatemi sapere. Se questo video vi è piaciuto, like, iscrivetevi, commentate, ciao!